È arrivato il momento di sbaffare. Sbaffo web. Siamo orgogliosi di festeggiare insieme alla comunità sammartinese i 30 anni della canzone cantata per la prima volta qui nella vostra terra. È importante questa comunanza che farà crescere le due comunità e le due cittadinanze da un gemellaggio, come è stato detto dal mio collega, che vedrà sempre più uniti le due realtà, anche se distanti, ma accomunati da questo grande cantautore. Sono in visita qui a San Martino gli amici di Sorrento, ai quali diamo il benvenuto, e chiaramente ci avviciniamo alla preparazione di questo gemellaggio ufficiale che ci sarà appunto il 28 febbraio qui a San Martino, con l'inizio di un convegno di levatura nazionale in occasione del 5° anniversario della scomparsa di questo cantautore. Lucio Dalla uomo, Lucio Dalla poeta, Lucio Dalla musicista. Chiaramente il 28 febbraio gli amici di Sorrento saranno in visita qui a San Martino e noi consegneremo le chiavi del paese. Il 1° marzo saremo noi in visita a Sorrento e riceveremo le chiavi della cittadina di Sorrento. Quindi uno scambio culturale importante con una città come Sorrento, che chiaramente ci onora e ci inorgoglisce. Un evento importante quello di oggi, perché questo gemellaggio che stiamo iniziando tra Sorrento e San Martino via Valle Caudina rappresenta l'amore di entrambi per un cantautore di grande fama come è stato Lucio Dalla. Voi, come ha detto giustamente il sindaco, l'ha incontrato all'età di 13 anni, è vissuto quasi con noi, era sempre nostro ospite. E da parte mia non scorderò mai quando lui attraccò con la vela giù Marina Piccola. E poi guardava in alto l'Eccelsior Vittoria e di là nacque proprio la sua canzone Caruso, che è famosa qui nel vostro, insomma è famosa in tutto il mondo. Sì, assessore Bello, oggi scambio culturale con Sorrento, l'assessore De Angelis del comune di Sorrento ha detto che oggi inizia uno scambio intenso di cultura, anche perché in ballo c'è un certo Lucio Dalla che con Caruso ha vissuto in tutto il mondo i suoi fasti, quindi diciamo San Martino si accomuna a Sorrento per tutto ciò e inizia un percorso abbastanza lungo. Sì, un ponte ideale, insomma, come è stato precedente definito. Nel nome di Dalla riusciamo oggi a costruire un discorso culturale ma anche turistico con la cittadinanza di Sorrento, montagna e mare, diciamo, questi due volti molto amati da Lucio Dalla, che ci omaggiò nell'estate del 1986 di questo capolavoro mondiale che suonò in anteprima e tra l'altro tornava appunto da Sorrento prima di venire qui ad eseguire questo brano in questo spazio scenico. E questa è stata la prima amministrazione che ha voluto ricordare, ha voluto lasciare un segno di questo straordinario patrimonio. San Martino è conosciuto in Campania e forse anche in tutto il Mezzogiorno d'Italia per la rassegna San Martino Arte, per Gianni Laviele e per la Prologo. Molto spesso questo paese ha vissuto questa memoria in maniera abbastanza scomoda e a volte pesante, cioè grande entusiasmo però anche grande tristezza e nostalgia. E noi come Illumina la Notte cerchiamo di rilanciare San Martino come centro turistico regionale e cerchiamo anche grazie a Sorrento di riproporre una memoria, di ricostruirla e di riproiettarla nel futuro.